Buongiorno, buongiorno miei cari tifosi juventini. Vi porto il mio saluto dalla Svizzera Antonio. Dunque, questo è il mio inizio di trasmissione, di video. La gioia ci ha dato il primato in classifica grazie a una prodezza balistica da altri tempi. Dunque, Juventus batte l'Atletico 1-0, dunque, e siamo come primi al girone. Nel prossimo turno di Coppa dei Campioni, Champions League. Dunque, una partita che la Juventus nel primo tempo ha giocato molto bene. Ho visto un buon primo tempo della Juve. Sì, forse non ci sono stati tanti tiri, però abbiamo un buon palleggio, diciamo, fino al gol che abbiamo sbloccato. Poi nel secondo tempo abbiamo più che altro controllato e poi ho avuto anche un palo. Abbiamo preso un palo con Bernardeschi. Non è che sia stata una, diciamo, un secondo tempo molto più discreto del primo. Dunque, il primo, insomma, abbiamo fatto qualcosa in più, palleggiato di più, siamo stati più positivi in avanti. Nel secondo tempo, dopo il gol, come al solito, ci arretriamo un po' troppo e rischiamo di prendere la beffa al 93esimo con Morata, che addirittura a porta spalancata non è riuscito a prendere il pallone. Sarebbe stato proprio al 94esimo una beffa atroce per la Juve, che lascia sempre in bilico queste partite. Dunque, sì, noi non è che avevamo tante motivazioni, ormai erano qualificati, ma valeva solo per il primo posto, dunque, del girone. E la Juve l'ha portata a casa e adesso vediamo stasera i pagliacci all'Inter, scusatemi. Il Napoli penso che a Liverpool non c'è scampo per il Napoli. L'Inter va a Praga, dovrebbe vincere, però, ma chi lo sa. Ah, poi voglio fare un attimo un discorso dei prima su Top Calcio 24 ci sono state due telefonate di due pagliacci, no? Degli interisti, i pagliacci. Uno perché dice date troppo spazio ai Juventini e l'altro venite a Milano che noi ci abbiamo le coppe. No. Se volete vedere le coppe venite a Milano. A Pagliaccio, tu c'hai una coppa in più. Una. Non è che ce n'hai 5, 6, 7, 8. Una ce n'hai in più e stai facendo il fenomeno. Io posso capire il Milan che ce n'ha 7, chapeau. Ma tu, pagliaccio, ce n'hai una sola. Che cazzo parli? Una ce n'hai più, tre ce n'hai. La Juve, con tutte quelle finali che ha appeso, ha voglia che quante ce n'aveva di coppe. Più di te, pagliaccio, che ne fai una ogni 50.000 anni. Allora, non parlare, stai zitto è meglio, stai zitto, fai più figura. Fai più figura, pagliaccio. Sei sempre il solito pagliaccio. Per questo ti chiamano pagliacci. A me la Juve è andata due volte in finale negli ultimi 10 anni. L'Inter dove cazzo sta? Boh. Sì, ha vinto la Coppa, ha fatto il triplete, ma poi è sparita dalla circolazione. Non si è vista più. Allora, pagliaccio, state zitto, non parlare. Zitto, muto, accuccio. Adesso con Conte state alzando un po' la cresta. Ma se no avete preso schiaffi da tutta la destra e la sinistra. Il Berceva poi non ne parliamo. Altra figura da merda. Allora, zitto e muto, zitto, accuccia. Il Milan può dire, ha vinto 7 Coppe dei Campioni. Chapeau, hanno vinto di più. Hanno 5 coppe di vantaggio. Ma tu zitto, ce n'hai una sola e basta. Muto, cuccia. Ammuta, ammutolisci, zitto. Non devi neanche parlare, non devi neanche soffiare. Vediamo stasera contro lo Slavia Praga che combinate. Ciuccio. Allora, domenica la Juve va a Sassuolo, dunque contro il... No, giochiamo in casa allo Stadium con il Sassuolo e l'Inter va a gioco con la Spal, mi sembra. Il Napoli non so dove gioca. Bel Napoli. Vabbè ragazzi, per questo breve video di 4 minuti e 30 vi saluto al prossimo video da Antonio della Svizzera. Ciao! Un saluto a Claudia che è malata oggi e un saluto a... Ah, mio cognato Massimiliano e Cinzia, mia sorella. Ciao, alla prossima. E tanti saluti anche agli amici di Grenken, all'Juventus Club. Alla prossima, ciao.